finalmente, dopo un'attesa infinita, sono lieto di annunciarvi che è uscita la seconda stagione del secondo capitolo di Fortnite. Inutile dirvelo, nei prossimi giorni ci saranno tantissimi contenuti a riguardo. Mi raccomando ragazzi, utilizzate il codice creatore Stepney per acquistare il Battle Pass o tutte le nuove skin che inseriranno e taggatemi su Instagram. Non so ancora niente, quindi scopriremo insieme che cosa è successo. Ho finito adesso l'aggiornamento, andiamo immediatamente in partita. Solitamente già da questa schermata succede qualcosa, quindi ho aspettato ad andare avanti. Clicchiamo Battle Royale. Questa è la schermata di caricamento. Sembra tutto molto figo. Eccolo il trailer. Calmi. Ok. Assomiglia molto all'aggiornamento della giungla del primo capitolo. What? Ma si è trasformata in game? Ma si può fare questa roba? Mister Banana, cos'è? Oh, c'era Deadpool dietro, avete visto? Cos'è sta storia? Non sto capendo. L'alberello. No, cos'è quella roba? Ci sono le scritte. Questo posto è incredibile. Ditemi che l'hanno messo, vi prego. Oh mio Dio, ma quel gatto è gigante. No way. Your hideout. Buy the battle pass to recruit this team of agents. Okay. Castles, a feline enforcer that can take some serious licks. Midas, a mastermind with the golden touch. Che figata! Maya, an elite specialist that becomes uniquely yours. And more. La puoi modificare come ti pare? Cos'è questa cosa? Oh mio Dio. Complete missions to earn a bonus variant for your battle pass agents, Ghost or Shadow. Choose wisely. You'll also embark on limited. Devi scegliere quale skin avrai. Le scatole. Forever. Your future begins with buying the battle pass. Cosa sta succedendo? 1500 V-Bucks and all new items. No, le Claymore tipo quelle, cosa sono? Good luck. Quello è Deadpool. Quello è ufficialmente Deadpool. Ok, ragazzi, figata assurda. Non so se acquisteremo tutto il Battle Pass, però i primi 25 livelli sicuramente. Ragazzi, siamo ufficialmente dentro. Hanno già messo disponibile anche l'arena. Noi però faremo solo normale. Nel Battle Pass adesso c'è questa stanza. Upgrade Vault. Wella, build your Maya. La possiamo modificare con i tatuaggi. Ok, così effettivamente ognuno potrà avere finalmente una skin unica in assoluto. Ah, mi sa che non abbiamo V Bucks. E qual è il problema, ragazzi? Codice creatore Stepney e compriamo i V-Bucks. Vediamo un po', allora. Gear Specialist Maya. La banana gente è fighissima. Nuovi zainetti, ovviamente. Non avevo alcun tipo di dubbio. Picconi nuovi. Questo sai, lo equipaggio. Molto carino, ci piace. Ah, questo è un glider alla fine. E io che speravo che avessero messo le ricompense con la bomba nucleare. Mannaggia. Ma lui non è Brutus, questo è Morpheus. Ragazzi, però direi di utilizzare la nuova banana. Che ne dite? Fighissima. Siamo ufficialmente operativi per andare a scoprire che cosa è cambiato all'interno del gioco. Allora, noto che ci sono nuovi punti interrogativi a giro per la mappa. Qua su in cima, in alto a destra. Qua, tra Dirty Docks e Retail Row. Molto bene. Il centro della mappa è cambiato. Questo secondo me è importante. E in basso a sinistra c'è ancora qualcos'altro. Ma anche in alto a sinistra. Da dove inizio? Dal centro? Potrebbe essere alquanto pericoloso, eh? Molto probabilmente verranno tutti quanti lì. È tipo un castello? Cos'è, il ritorno di Polar Peak? Ah, ho capito. È quello che abbiamo visto nel trailer poco fa. Wow, c'è pure l'atterraggio per l'elicottero. Da notare che sto surfando un razzo. No, vabbè, questa cosa è geniale. Ovviamente non ho la minima idea di dove siano le ceste, le cose, ma lo scopriremo a breve. Vai, 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 vai. Questo è tuo, piglialo, piglialo, piglialo. Ciao tizio, dove vai? No, questo è mio, grazie, l'ho ucciso io. Questo chi è? Oh, raga, ma Ghost Ench, ma c'è un casino fuori di testa.
Ma non ho materiali. Ma chi sono questi? Oh my god. Sono tipo degli spettri. Non danno niente. Oh no, no, no. Ma è follia allo stato puro. Fuggi step. Non ho materiale, incredibile. Cioè qua dentro è pieno zeppo di fantasmi. Persone che non sono persone. Non so, non so, con calma, eh. Datemi degli scudini. C4? Is back? C4 is back, raga. L'ho preso. Sto capendo. Va bene. Non si capisce un tubo in questo posto. Va tutto bene, ragazzi. Dobbiamo solo capire di cosa si tratta. Vorrei andarci di nuovo solo per capire un pochino meglio. Ci riproviamo ancora una volta. Però non c'è più tutta la zona centrale, quindi, con le casettine. E pensare che avevo imparato a conoscerla addirittura, mannaggia a me. Ma vedete che c'è già qualcuno là? Ma è tipo Star Wars. Oh, arma. Buonissima. Oh, cavolo. Ma questi che sono? Oh! Sì, vabbè, dai. Ma c'è gente ogni dove! Sono allergico ai cambiamenti, ragazzi. Ah, aspetta, 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 che siamo partiti anche da quest'altro lato. Voglio sapere cosa c'è lì. Questa sembrerebbe una piattaforma petrolifera gigantesca. Va bene. Sono veramente curioso. Forse mi conviene prenderla però questa chest qua su in cima. Che dite? Ah, tutti sotto, scemi babbi. Io invece in cima. Mo come scendo? Mo come scendo, raga? Così, piano piano. Ok, mi sembra più che giusto. Good, it's good. Oh no! Veloce, pompa! Sì, tanta roba. Chiuditi. Ok, curiamoci. Il panico. The Rig si chiama questo posto. Sei matto. Stiamo scherzando! Diciamo che provare i nuovi landing all'inizio della stagione può non avere molto senso perché non si capisce niente. Ovviamente quest'oggi non punteremo a nessun tipo di vittoria reale, lo vedo un po' improbabile. Torniamo di nuovo ad Agency, The Agency, The Agency, come volete chiamarlo. Sa se siamo messi bene con questo atterraggio, mi ruberanno sicuramente la R. Bene, ignora, 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 tira dritto, oh cavolo, oh cavolo, wow, 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 wow. Mi piace? Mi piace molto, ok? Oh no, no, no. Ciao, amico. No. Ciao. Raga, spari ovunque e musica. Non so se vi rendete conto, ma è tutto così, eh. Ciao, amico. Non so dove andare, raga. Non ho niente, non ho cure. Vediamo se trovo qualcosa al piano di sotto. Ma non c'è nulla sotto, incredibile. C'è un tizio qua dietro, eh. Oh cavolo, c'è un'arma strana fuori. Ah, la minigun. Oh, oh, apri. 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 Ma dove devo andare? C'è un tizio. No. Fuggi step. Ma vattene a fancuore, dai. Non ci sono casse, non ci sono scudi, non ci sono bende, non c'è nulla. Mi sa tanto che vale la pena provarlo in arena, perché se no è infattibile. È giunta l'ora di vedere che cosa c'è da quest'altra parte. What? È molto strano come posto. Vi ricordo che siamo in arena, La prima arena della seconda stagione, tra l'altro. Ha la forma di uno squalo, raga. Qua c'è la bocca dello squalo, la coda dello squalo. E sopra ci hanno costruito la villa di Tony Stark. O di Tony Shark. Questo posto potrebbe essere incredibile. Magari è strapieno di roba figa. No way. The Shark. New location, ok? Sono infilato in un cunicolo, raga. Datemi un'arma, vi prego. Grazie, un tac. Tac molto buono, Ciao amico, I'm so sorry for you. Calmo giovane padawan. Quello chi è? Non muore! Raga, quanta vita! Oh my god. Preso. Oh! What? Scar? Shark keycard? Sono bloccato, raga. Ma che sta succedendo? Va bene. Ma non si capisce niente, ve lo giuro. È l'inizio della nuova season. Con calma. Ah, c'è un baranotto come me con la katana. Sicuramente con la vita in più e con i materiali è un pochino più fattibile. Però, ragazzi, è veramente difficile. Scoprire un posto all'inizio della nuova stagione è molto complicato. Vediamo dove arrivo surfando la mia bomba nucleare. Raga, c'è un tizio. Che fo io? Muori, 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 muori. Shake down. What? Cosa? Ma... Oh no. Oh, adesso è peggio di prima. Ci fanno fuori. Oi, oi, oi.
Vabbè. La cosa bella è che perdono le tue tracce qua dentro. Sono in cima allo squalo. Cioè, non so se vi rendete conto. Sono sullo squalo. Scudo, scudo, scudo. Lo scudo mi aiuterà. Vorrei semplicemente un medikit. Bene. No, 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 no. Benissimo, no, questa è la sua prima kill. Tante cose che non sai di Fortnite. Non ci sto capendo una mazza, davvero. E ormai mi sono fissato, raga. Devo andare dallo Shark. Comunque l'autobus adesso ti fa droppare molto più tardi di prima. I'm a shark tutturu tutturu. I'm a shark tutturu tutturu. I'm a shark tutturu tutturu. Muoio qua. I'm a shark tutturu. Andiamo tutti allo squaletto. Comunque la parte sotto non è male. My place, baby. In cima allo squalotto. Magari ci muori. Oh, quella era una persona vera. C'è un tizio. Amico, io voglio ritrovare la chiavetta che avevo trovato prima. Cioè mi aveva dato un qualcosa per aprire un qualcosa, ma non so cosa. Uè, 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 uè. No, 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 calmi. Oh my god. This is crazy, man. Mortali. Mortale. È immortale. Forse quello è il boss. Ah, sì. Ragazzi, è il boss davvero, mi sa. Shark keycard. Raga, non so cosa devo fare. Molto probabilmente c'è un sotterraneo dove c'è un bunker da aprire. Ah, ma c'è l'indicazione. Hand match only. Dammi tutto quello che hai dentro. Non si può. Allora, noi dobbiamo scendere. Si, ho capito. Oh, cavolo. Oh, no, 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 no. Che devo fare, raga? Oh. Cosa? Devo distruggere quel coso da 2000 e provare a entrare nel sotterraneo. Bene, beh, è semplice in realtà, eh. Vai, rotto. Siamo dentro. E ora? Swipe shark keycard. Apriti sesamo. Oh mio Dio. Il Picasso con il pesce. Sono casse queste. No way. No, vabbè, che figata. Che figata incredibile. What? A parte che è leggendaria questa cosa. Non sapevo che ti avrebbe portato fuori. Assurdo. Teoricamente, se ho capito bene, è là dietro. Noi siamo arrivati da là. Eccomi, I'm back. Ok, allora recuperiamo tutto. Prendi le pozioni a 50, bevile entrambe. 3 decoy. Posso prendere di più? No, il massimo è 3. Ha creato una copia di me stesso. C'ho anche il grappler. Utilizzi infiniti. Raga, sogno o son desto? Questo aggiornamento di Fortnite potrebbe essere leggendario. Allora, degli scudini io direi di prendere. No! Ormai è così. Vi dirò che il vault con il bunker segreto è una figata pazzesca, ma non dà munizioni. Non è un fucile assalto normale. Leggete, Skies Assault Rifle. C'è un nemico laggiù. Adesso lo andiamo a prendere e lo andiamo a far fuori. Gli lancio il clone là. Vai, vai, clone. C'è un'altra persona. Ah, sta sparando al clone, raga. Non può riconoscerlo perché è uguale a me. Che cosa gli ho fatto, raga? GG, man. Oh! Quanto sono forti, mamma mia. Che figata. Che figata. Ho fatto veramente male a tutti, ma molto male. Perché? Dai che arriva la tempesta, coglione. Cioè, non sei morto, bravo. Complimenti, e ora? E ora mi fai perdere un sacco di vita, un sacco di tempo per niente. Veloce, giovane Stephanie. Questo è infinito, raga, non so se capite. Posso fare tutto quello che voglio. Ma questo coso ha il ratio di fuoco aumentato o sbaglio? Mamma mia. No. No way. No. Muoio, raga. Muoio, 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 muoio. Oh my god. This is crazy. No.
il Tommy Gun leggendario. No, dovevano rovinarmi così la prima win. Ma mandatevene a panguore, va. Ragazzi, questo primo video della nuova season termina qua. Sembra qualcosa di veramente figo. Io spero che vi sia piaciuto. Se così è stato, mi raccomando, spolliciate, commentate, iscrivetevi, attivate la campanellina. Qualsiasi cosa acquistate, utilizzate il codice creatore Stepney. Mi fido di voi. Fatemi sapere cosa avete scoperto. Noi, ragazzi, ci vediamo nei prossimi giorni con un prossimo video. Qua sempre tutto. Ba-da! Ah, allora lo sanno che sono il re dei lama. Guardate cosa mi hanno dato, bellissimo.